La strada per il recupero di Forte Gonzaga, l'antica struttura militare cinquecentesca che sorge sulle colline di Montepiselli di Messina, passa per 1000 ostacoli burocratici, ma qualche passo in avanti è stato compiuto. Dopo le segnalazioni del consigliere comunale Libero Gioveni sulle incursioni di ignoti e il nostro reportage giornalistico del 21 novembre scorso, il forte costruito nel 1540 potrebbe finalmente ritornare al demanio dello Stato, dopo un lungo periodo di consegna alla Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina per lavori di ristrutturazione. È toccato al sovrintendente Rocco Scimone ricostruire una vicenda burocratica risalente al 1992, quando un'impresa di Siracusa effettuò i lavori di ristrutturazione del forte per poi sparire letteralmente senza dichiararne nemmeno la conclusione. Da allora la fortezza spagnola, patrimonio storico ed architettonico di inestimabile valore, è rimasta sospesa in un limbo istituzionale e nel frattempo più volte invasa e vandalizzata. Oggi, grazie al lavoro di Scimone, che ha rintracciato la ditta chiedendo anche l'intervento del prefetto Stefano Trotta, è finalmente vicina alla dichiarazione di fine lavori, grazie alla quale il forte ritornerà nelle disponibilità del demanio. È bene precisare che Forte Gonzaga è una proprietà privata, fra le virgolette, ovvero il proprietario è il demanio dello Stato. È chiaro che qualsiasi forma di penetrazione, di violazione, di rottura di cancelli è una violazione di domicilio. Noi da tanti anni abbiamo in consegna questo bene perché abbiamo eseguito questi lavori. Ora siamo alla conclusione di questo iter che purtroppo è stato estremamente lungo, di chiudere tutta la parte tecnica amministrativa dei lavori che si sono completati e riconsegnare il bene al suo legittimo proprietario, che è lo Stato, il demanio dello Stato. Certo, il passaggio al demanio non risolverà i problemi della gestione, della custodia di un bene immobile così grande. Lo Stato cederà verosimilmente il forte al Comune, che avrebbe manifestato l'ambizione di gestirlo. Il problema è a trovare una strada che affinché questo bene, che è un bene sostanzialmente staticamente perfetto, non c'è nessun degrado, se non un degrado di abbandono, si dovrebbero trovare con le varie amministrazioni, che può essere il Comune, può essere l'Agenzia del Demanio, potrebbe essere anche il Dipartimento del Bene Culturale, qualora questo bene fosse trasferito a noi, trovare, e qua semplicemente si può fare o con il privato o con i fondi europei, una strada affinché si valorizzi questo bene. È un bene eccezionale e ripeto per l'ennesima volta, è un bene strutturalmente integro.